Quest'anno compie 10 anni dalla ristrutturazione la nuova casa diocesana di Campofontana, che ancora una volta ospita l'esperienza dei campi SAF, settimane di azione e formazione organizzati dalla pastorale adolescenti e giovani della diocesi di Verona. Ci siamo stati nella prima settimana di questa estate 2022, presenti gli adolescenti di varie zone della diocesi, tra cui Legnago, Bardolino e San Michele. Sentiamo i protagonisti del campo. I campi SAF sono delle esperienze che si fanno tutti gli anni nella diocesi di Verona e raccolgono bene o male una cosa come 1500 ragazzi ogni anno come esperienze, così ovviamente non in una settimana ma spalmato durante l'estate. E è un'esperienza molto bella di cammino insieme, di condivisione della vita, di condivisione anche della fede, dove loro anche tramite noi incontrano e conoscono anche un volto nuovo di Gesù, quello che a volte non vedono talvolta né a scuola, qualche volta in famiglia, ma non sempre, e cerchiamo di comunicarglielo il più possibile. Soprattutto la cosa bella che un po' mi piace dire è che consegniamo loro il gusto di una fede bella, perché loro possano comprendere che questa fede qua può avere senso dentro di loro, nella loro vita. Quanto rimane dopo una settimana così? Resta un senso di chiesa ampio, ecco, perché ovviamente di solito i campi scuola sono fatti come parrocchia e lì la vivi bene, è bello così. Però questi campi scuola qua, che sono diocesani o altri campi vicariali così, uniscono i ragazzi in maniera molto... aiutano loro ad allargare un po' la loro mente, diventano più elastici anche, conoscono tanti altri di altre parrocchie e vedono che per certi versi non sono i soli a vivere la loro realtà di parrocchia. Per cui resta questa fede bella che vedono anche in altri. La vice responsabile del campo, Angela, e intanto raccontaci cosa fai nella vita, perché sei qui. Sì, ciao, allora sono Angela, io sono laureata in scienze religiose e insegno religione ai bambini a scuola e nel frattempo continuo con il percorso e in questo campo sono in questa figura mistica, i vice, che in realtà è l'abbreviazione di vice direttore, un pochino gestiamo e guidiamo le dinamiche della giornata accompagnando soprattutto gli animatori a tenere i tempi e a... diciamo guidare appunto e spiegare ai ragazzi quelle che sono le attività, ma anche poi in tutta la gestione del campo diamo i ritmi, ecco, ai ragazzi. E i ragazzi sono al centro e voi volete raccontare in questa settimana quello che è scritto sulla maglietta: wow, siamo fatti per il cielo. Cosa significa? Esatto, il nostro obiettivo, ecco, è di fargli riconoscere lo stupore, la bellezza che sono loro e anche quella che è la loro potenzialità da creature, da figli di Dio, da creature che sono fatte per il cielo, fatti per cose grandi. E lo facciamo attraverso un tema che è importantissimo, quindi quello di scoprire come si può amare l'altro, o meglio, che ogni parte di noi, il corpo, ieri abbiamo fatto una giornata bellissima proprio sul corpo, ma anche il nostro spirito e la nostra anima sono fatti per amare l'altro e lo facciamo sempre a partire da un amore che ci precede, quindi un amore di Dio che ci ama così come siamo, accettando tutti i nostri limiti, ma anche chiaramente mettendo a frutto le nostre potenzialità, e questo è quello che ci permette di amare l'altro. Non è un amore che viene solo da noi, ma un amore che viene da Lui. Voi cercate di trasmettere questo durante tutta la settimana. Come sono fatte le giornate? Allora, le giornate sono scandite da alcuni momenti di preghiera fissi a cui noi diamo l'assoluta priorità, e il momento in particolare della collina è in cui i ragazzi si trovano alla mattina a pregare insieme e a dare un po' il lancio della giornata, e poi un momento di diciamo riassunto della giornata, ma anche di restituzione da parte loro di quello che hanno vissuto alla sera con la messa oppure con la celebrazione di quello che noi chiamiamo Calvario, perché qui c'è un altro luogo che si chiama così ed è un po' il luogo del segno, quello in cui che ferma il tema della giornata. Io sono, come Angela, un vice di questo campo, quindi vice che sta per vice responsabili, e ci occupiamo di dare i tempi alle scansioni al campo. Angela, anche dato un po' le sue peculiarità, è più brava si occupa delle parti tematiche, quindi di dare un po' più la linearità del tema, di seguire le giornate. Io mi occupo un po' di più della parte logistica, quindi di seguire i ragazzi, di dargli i tempi, di dividerli nei
di servizi nell'organizzare la sera, le serate, le scenette. I ragazzi sono disciplinati e si sono disciplinati lungo la settimana, diciamo così, perché hanno bisogno, insomma, di essere indicati, di essere un po' anche indirizzati. È un tema sempre delicato, diciamo. Con questi ragazzi sono della terza media, un'età molto anche importante per capire un po' per uscire dalla fase di bambini e entrare in quella di adolescenti, e quindi abbiamo delle regole chiare, poche, e che ci teniamo che vengano rispettate, sul, per esempio, l'uso del telefono. Vogliamo che qui siano staccati da quello, e anche sul dare una regolarità e impostare le giornate in un certo modo, per esempio scandite dal momento del servizio, che quindi gli facciamo anche vedere cosa vuol dire entrare nella mettere davvero le mani in pasta nel pulire, sistemare gli ambienti, anche perché poi capiscono meglio cosa vuol dire non sporcare, non tenere il luogo pulito, perché se sono poi loro a doversene occupare è tutto più semplice. Elia, come sta andando questa settimana, in particolare per il servizio del quale sei responsabile? Allora, diciamo che sta andando tutto sommato bene. Purtroppo ci siamo ritrovati a inizio settimana ad essere un po' pochi noi altri GDS, che siamo appunto quelli che si occupano di coordinare, diciamo, i vari servizi della casa dei ragazzi. Comunque sta andando molto bene, i ragazzi fortunatamente sono molto bravi anche nelle mansioni che devono fare. Tornano, si vede, da esperienze di vita, di famiglia. Sì, diciamo che c'è sempre qualcuno, anche ad esempio stamattina Don Paolo ha dovuto insegnare un po' a passare il moccio ad alcuni, però diciamo che sono molti sanno quello che stanno facendo. Sei qui per imparare. Esatto, comunque con questi servizi cerchiamo anche di insegnargli un po' le varie dinamiche che si possono trovare all'interno di qualunque casa. Quindi cosa fanno loro di servizio? Allora, loro di servizio si occupano dalla pulizia dei piatti per ogni pasto, o poi puliscono le loro camere, puliscono i bagni, si occupano di sistemare le zone esterne, che sono, diciamo, quelle più importanti della casa, e poi di pulire le varie zone più utilizzate, il falò, l'arena, la collina del silenzio, tutte le zone, diciamo, che usano più spesso durante la giornata. Don Damiano è il sacerdote della collina per i momenti spirituali. Cosa significa, cosa avete fatto stamattina o in questi giorni con i ragazzi? Un po' il mio compito è quello di accompagnare questi ragazzi a vivere questa esperienza visto alla luce della fede, aiutare i ragazzi nelle cose che fanno, nella loro quotidianità, nella loro giornata, scoprire che lì dentro si nasconde la presenza di Dio. Quindi un po' ci troviamo tutte le mattine, iniziamo con una parola del Signore, un po' declinata nella loro vita, cerco di spezzare questa parola all'interno delle loro storie e che possa essere una parola che poi li accompagni anche all'interno dei servizi. Perché vedo che tante volte nella vita il cosa fare e il come fare lo sappiamo tutti quanti, ma manca quell'opportunità a volte di scoprire il perché, ma soprattutto il per chi. Quindi anche un po' il mio compito, appunto, sacerdote della collina, perché sono là in questa cappella a disposizione dei ragazzi e li aiuto a dare senso a quello che vivono, perché abbiamo dei bravi vice, bravi responsabili che ci aiutano a dire cosa dobbiamo fare durante la giornata. Poi abbiamo anche degli animatori che ci aiutano anche al come fare questi servizi, le varie attività, ma manca il perché, soprattutto il per chi. Allora io un po' aiuto i ragazzi a dire il per chi, cioè quindi dietro a quel piatto che stanno lavando, dietro a quel servizio, ad esempio pulire i bagni, che a volte è il lavoro un po' più fastidioso, dire dietro si nasconde un volto, c'è un Signore che ti chiede di servire gli altri. E come parlare ai ragazzi? Quale linguaggio usare? Ragazzi, i bambini, immagini, i genitori, forse alle volte insomma vogliono spiegare determinati contenuti, ma magari non sanno bene come fare, ecco un consiglio. Sicuramente il primo atteggiamento è quello dell'ascolto. Mi metto lì e ascolto e cerco di capire il desiderio del loro cuore, quindi aiutarli a dare voce alla loro più profonda, come si dice, profonda identità. Cioè, sono ricchi questi ragazzi, quindi semplicemente aiutarli ad esprimersi e attraverso le loro parole semplicemente, ecco, restituire
quello che avverti. Quindi tante volte non serve utilizzare chissà quali esempi o aver fatto chissà quali studi, ma semplicemente cogliere ciò che c'è nel loro cuore e aiutare a dargli voce, a dargli carne. E loro ascoltano e si mettono in gioco così. Sì, direi proprio di sì. Mai come oggi, insomma, da già qualche anno che vivo questa esperienza, sono proprio desiderosi di ascolto, ma soprattutto desiderosi di raccontarsi. Cioè, hanno proprio questo desiderio di trovare un qualcuno accanto che nel vivere assieme con loro sia in atteggiamento di ascolto, non sia semplicemente uno che è lì che ti dice cosa devi o cosa non devi fare, ancora più terribile. Oltre ai sacerdoti e agli animatori, al campo è presente una famiglia, importante come figura di riferimento da diversi punti di vista. Noi siamo qui come famiglia, quindi anche con i bimbi, un po' per testimoniare la bellezza della nostra scelta e per raccontare quella che è la nostra vocazione. Siamo a disposizione per i ragazzi in alcuni momenti per un confronto, per delle domande. Partecipiamo anche alle attività come anche solo nei servizi, insomma siamo presenti nei vari momenti e insomma siamo a disposizione, sì, vengono a farci delle domande. Sì, un po' la figura della famiglia è pensata proprio per questo, di essere, qui ci sono tre sacerdoti poi questa settimana, c'è stata suora Emma e quindi c'è la scelta anche, una scelta, un grande sì che è quello dei religiosi, però anche testimonia un grande sì, quello della famiglia. E noi quello che cerchiamo di fare, il nostro, quello che possiamo, è quello di testimoniare il sì della scelta che abbiamo fatto 10 anni fa, di amarci, di fare una famiglia cristiana e una famiglia aperta agli altri, e quindi anche sia quei bambini che passano, Sofia che ha passato tanto tempo anche con i ragazzi e diventa un po' come una mascotte, un po' i bambini, Giuseppe che tante volte magari, diciamo, dove è finito Giuseppe? E qualche ragazzo è lì che se ne prende un po' cura. E la figura della famiglia è anche un po', credo, che loro riescono a vedere, iniziano un'età in cui hanno difficoltà magari con i loro genitori, qualche contrasto, hanno la possibilità di vedere loro e quindi di rivedersi qualche anno più piccoli e il loro rapporto con i genitori, ma allo stesso tempo la possibilità di poter parlare, come è successo anche poco fa, e di chiedere magari del rapporto genitori-figli, e quindi di poter avere anche un punto di vista che magari con i tuoi genitori non riesci, magari con una famiglia diversa che magari hai conosciuto questa settimana, che abbiamo fatto magari lavato insieme i piatti o un servizio, puoi farlo un po' di più, insomma vedi che non sono tanto lontani. E dall'altra parte anche prima qualcuno che ti chiede anche della scelta che hai fatto e quindi della bellezza della vocazione del matrimonio che cerchiamo di testimoniare. Oggi è anche il compleanno di Sofia Speranza, che compie 9 anni. E cosa ti è piaciuto di questa settimana? Mi è piaciuto restare con i ragazzi e gli animatori, e perché sono stata brava a fare il mascotte. E qual è stato il momento più bello, la parte più bella del campo SAF? Quando mi sono unita a una squadra. Uno dei momenti più significativi della settimana è l'Agorà, un confronto a 360 gradi tra i ragazzi e le guide del campo, sacerdoti, animatori responsabili, la famiglia stessa e anche il medico del campo, per conoscere le persone dietro le figure di riferimento e approfondire la motivazione alla base delle vocazioni personali e professionali. Mi hanno chiesto un po' di come sono diventato prete, della scelta che ho fatto, mi hanno chiesto anche come leggere i segni di Dio nella vita. E tra le domande mi ero chiesto anche quali sono le domande più imbarazzanti che mi hanno fatto, o anche se, anche una domanda interessante è stata quella di dire se a me sono successe cose strane, cose imbarazzanti, così. Effettivamente nel complesso della vita di parrocchia ne succedono di cose e quindi è divertente anche alcune scene. In questo momento di Agorà infatti vi avete invitato loro a chiedervi qualsiasi cosa senza imbarazzo, proprio per dare un'apertura, un ascolto. Tante volte i giovani si fanno i problemi, chiedere cose scottanti. Certo, sì, perché loro a volte hanno delle domande che talvolta sono banali, ma anche quelle in realtà nascondono qualcosa di molto più profondo, e talvolta invece riescono ad esprimere anche delle verità profonde che si portano dentro, e riesci subito a capire che dentro quella domanda c'è una storia molto più profonda che loro si portano dentro e che avrebbe bisogno di molto più dialogo. Però perlomeno è un accenno dove uno
esce dalla propria comfort zone ed entra anche in una realtà bella. La giornata di venerdì, quindi quella in cui siamo oggi all'interno di questo campo che dura 6 giorni, è dedicato alla Chiesa, quindi al fatto che non siamo soli all'interno di questa avventura che è appunto scoprire ciò che ho detto prima, ma siamo insieme e non è una Chiesa che ci dice cosa fare, magari che viene percepita anche come distante, talvolta credo da noi, qualche volta, ma anche da loro. Ma è una Chiesa che ascolta, è una Chiesa che dialoga, che vuole sentire le loro domande, vuole sentire ciò che ha scaldato loro il cuore durante la settimana e dall'altra parte ha voglia di mettersi anche in discussione. Noi prima di tutto come figure, anche i don, ma anche il medico, la famiglia, tutte le figure che ci accompagnano in questo campo si mettono in discussione con la loro vita, con la loro testimonianza, portando prima di tutto se stesse come il Signore le ha incontrate nella vita. Quindi adesso loro possono andare a parlare con ciascuno di questi, a condividere un po' della loro vita. Certo, esatto. La cosa bella di questo momento è che è libero. Ognuno di loro può muoversi come vuole all'interno di questi, diciamo, stand, ok, organizzati, e può portare quello che vuole di sé, sia dalla cosa più semplice e magari anche possiamo dire superficiale, anche se poi è tutta la nostra vita, può essere fatta da realtà o anche da pensieri profondi, e anche condividere, se vogliono, delle parti della loro vita o delle cose che li toccano particolarmente. È un momento che anche a me piaceva un sacco quando ero animata, perché nel periodo, cioè durante tutta la settimana i ragazzi hanno una trentina di persone che gli girano attorno e che gestiscono la settimana, che gestiscono tutte quante le attività, eccetera. Però non hanno la reale percezione di chi sono queste persone che gli girano attorno. Quindi l'Agorà è l'occasione per entrare in contatto con tutte quante queste persone, per fare le domande, e io lo adoravo perché mi permetteva di avere appunto un'idea chiara di chi erano queste persone che sono un po' vaghe e che poi diventano persone effettive. Hai anche la possibilità di sapere chi sono fuori dal campo. Don Paolo, spiegaci un po' il tuo ruolo particolare qui a questi campi SAF. Allora, i campi SAF di solito esistono più figure di preti, e questo è molto bello perché ci permette di seguire i ragazzi, gli animatori in modo diverso. Il mio ruolo è quello di essere il prete della panchina, che non è tanto un luogo fisico, non c'è proprio una panchina che mi identifica, ma è più un senso del mio essere presente qui. Abbiamo scoperto, il CPG sa, che i campi scuola servono ai ragazzi, ma i temi che si affrontano, le dinamiche che si vivono, servono anche agli animatori, diventano davvero occasioni per gli animatori per crescere, per confrontarsi con la fede, con Gesù, con le tematiche affrontate. Questo smuove tanto e quindi hanno anche bisogno di un prete che si prenda cura di loro e che cerchi di custodire in loro la relazione con Dio, con Gesù, e la relazione anche tra di loro, e quindi diventa proprio l'occasione per farli crescere, perché questa settimana sia un'occasione di crescita anche per loro. E com'è andata in questi giorni? Immagino che poi siano aperti via via nel correre dei giorni, e quanto è importante questo, tra virgolette, parlare, confrontarsi poi per il ritorno a casa, per la loro vita? E si sono aperti, nel senso che il tema, tra l'altro, di questo campo è anche molto delicato, perché riguarda la dimensione dell'affettività del proprio corpo, e gli animatori sono ancora, insomma, abbastanza giovani, hanno 20 anni, quindi sono dentro ancora a questa dinamica. Più di qualcuno appunto ha voluto fare due parole, presentando anche alcune difficoltà, alcune bellezze che stanno vivendo. Per me la cosa interessante è stata proprio il mettermi accanto a loro e far vedere come dentro a queste dinamiche, a queste situazioni che stanno vivendo, c'è una possibilità di cammino. A tutti io ho consigliato questo, che quello che qui hanno iniziato magari a confidare, a prendere in mano, non rimanga chiuso qui a Campofontana, ma scendendo trovino una guida, una piccola comunità, qualcuno che si possa continuamente prendere cura di loro. Per cui anche questo credo che sia interessante per loro, fare esperienza che anche da grandi si può avere qualcuno accanto che ti aiuti a camminare nella fede. C'è un momento particolare in questa settimana, il deserto. Di cosa si tratta e perché è così importante?
È un po' il cuore del campo, lo mettiamo il mercoledì proprio in centro alla settimana, in modo tale che i ragazzi si preparino per questo momento e poi riescono a vivere ciò che il deserto gli ha comunicato nei restanti giorni della giornata, della settimana. È un momento, in genere un'oretta o un periodo che dipende anche un po' dal singolo ragazzo, che vivono e invitiamo a vivere da soli, per loro stessi, a fare proprio un dono di gratuità, regalarsi del tempo scollegati da tutto per parlare un po' con se stessi. E poi ci sono i momenti eventualmente successivi, i momenti delle confessioni, e le confessioni dopo il deserto sono sempre dei momenti che poi rimangono. Io sono 11 anni che vengo qui a questi campi e ogni confessione dopo il deserto è diversa e aggiunge un pezzettino alla mia storia. Quali altri momenti belli che vedi i ragazzi hanno partecipato e hanno vissuto bene in questi giorni? Allora, c'è stata sicuramente l'esperienza della costellazione. Ai ragazzi è stato chiesto di creare la propria costellazione, spostando i propri compagni, facendogli occupare più spazio o meno spazio, mettendoli vicini o lontani, in base alla vicinanza e lontananza, ma anche all'importanza che 5 elementi, mente, corpo, gli amici e la famiglia, che importanza hanno per loro, insomma. Quando hanno creato questa costellazione, hanno prima dovuto farla 3 anni fa e poi l'hanno ripetuta per adesso, e si sono potuti rendere conto di com'è cambiata la loro situazione, quello che avevano intorno. È stata, secondo me, una delle esperienze anche più importanti per tutti quanti i ragazzi, insomma. E tu come riparti da questo Saffa? Io riparto molto più ricca di prima. Avere tutti questi ragazzi che ti girano attorno, anche se non è semplice, perché ovviamente non è semplice, sono tante le cose da fare, i tempi sono stretti, si riparte sempre più ricchi, perché interagire con questi ragazzi, vedere cosa hanno vissuto, sentire le loro storie, arricchisce in una maniera incredibile. E in più questa settimana è anche un modo che abbiamo per riavvicinarci un po' a quel Dio che magari a volte potremmo sentire distante, e quindi è una settimana per riunirci, insomma, un po' a Lui, che a volte tendiamo a dimenticarlo, ecco. Qualche incontro particolarmente significativo, una cosa detta, ascoltata, un confronto che ti è rimasto? Sì, però non ne posso parlare, nel senso che la dimensione bella, secondo me, è che loro hanno molto apprezzato, nel senso che proprio mi hanno anche chiesto questa cosa, no? Ma le cose che ci siamo detti, adesso che cosa ne fai? E io ho detto: guarda, io non posso far altro che custodirle e non parlerò di niente a nessuno. Ci sono tante sofferenze, tanti nodi, tante ferite nella vita di questi giovani, anche magari non gravissimi, per carità, però è chiaro che questa dimensione della difficoltà dell'accettarsi, del fare fatica a vivere determinate situazioni, pesa tanto nel loro cuore. A volte il rischio è di sentirsi soli, quindi anche questa cosa è un po' emersa, e quindi di non sapere a chi rivolgersi. A volte mi verrebbe da dire mancano delle figure adulte capaci di prendersi davvero cura di loro, però c'è anche tanta voglia di camminare, ecco, la voglia di chiedere, di fammi capire, aiutami a capire come funzionano le cose, perché da solo non riesco. Questo mi pare che sia molto molto bello.